Oh, voi sapete che Vittorio ha la mania ogni tanto di ipnotizzare, fa finta di ipnotizzare Cinzia, e Cinzia, che è di una bontà infinita, fa finta di caderci, fa finta di lasciarsi ipnotizzare e comincia a parlare in modo strano, però devo dire che in effetti riescono così a mettersi bene d'accordo che la danno da bere a tutti quanti, cioè Cinzia fa un oggetto, rappresenta un oggetto che parla appunto per bocca di Cinzia. Vediamo come oggi riesce il nostro Vittorio a ipnotizzare Cinzia, atmosfera, perché ci vuole l'atmosfera. Attenzione Cinzia, perché sì, il momento per l'esperimento, sì. Oggi sono in forma. Attenzione, io conto fino a tre e sì, tu vai in trance. Uno, due, tre. C'è qualcuno? Sì, ci sono io e sono una femmina. E che carattere hai? Beh, direi molto brillante. Fai parte del mondo dello spettacolo? Beh, sai, io mi illumino d'immenso. Lo sapevo, sei un'attrice, stavi recitando Ungaretti. Ma no, dai, lasciami finire. Sì. Dicevo, mi illumino d'immenso piacere quando riesco a chiarire. A chiarire che sei un'attrice? No, a chiarire tutto, a far luce su tutto. Forza. La lampadina. La lampadina, la lampadina, ma brava. Sei riuscita a dirlo, brava, Bellentani. Che devo dire, ha bruciato contro perché stava premendo anche lui il pulsante, per dire anche lui lampadina. Beh, allora forza, Bellentani, altro giro di ruota. È un pollo, Devo dire che le sta andando bene e speriamo che continui ad andarle bene. Sempre.